Tullio e vi danno un anticipo di cosa vedremo nelle prossime ore. Sì, Piero, puoi spegnere la luce? Dai. Ecco, perfetto. Posso? Ah, si rovina. No, perfetto. Sì, mettila qua davanti, Gianni. Che no, che non è abbastanza zoom. Ma è lì. Ok, vabbè, questa è la locandina che avete visto. Chi è Tullio Barbato? Bisognerebbe leggere. Andiamo oltre, no? Perché? Vabbè, ce l'hanno sul foglio, no? Vabbè, no, un inciso su questa foto. È stata scattata il 13 di ottobre in occasione della festa d'autunno. Mi è sembrato bella perché c'è 194 di via Fratelli Gioia, è proprio davanti alla linterna. Ecco, Tullio e Radio Meneghina sono una cosa unica. Andiamo avanti? Ok, questo è il territorio su cui si svolgeranno gli incontri di Tullio sul territorio, Milano in MES, ed è tutto quello che circonda, i canali. Ai primi dell'Ottocento. Questo è ai primi Ottocento. Ecco, questa è la grande suggestione, è il famoso Golfo dell'Adriatico di cui si parlava prima, vedete, arrivava fino a Ivrea, no, dicevi tu. Quindi vedete, l'Adriatico entrava, quelle sono gli Appennini e quelle sono le Prealpi. Ecco, vedete, il delineatore ha segnato anche i profili attuali dell'Italia. C'è l'Italia al contrario. C'è l'Italia al contrario. È già. Volendo c'è lo stivale, là, il tacco nel Friuli, guarda. È vero. Brava. C'è anche lo sperone. Esatto, lo sperone, guarda. È incredibile. Guarda, anche lo sperone dove c'è l'Istria. Dove c'è Fiume. Incredibile, veramente. La fantasia, scusa. Ah sì? E per quale l'Italia le fa da quei pe? Ed è tenuta ancora. Guardate ad esempio la Corsica e la Sardegna erano uniti, così sparpagliata la collocazione temporale quando parla di milioni di anni fa, parecchio. Ecco, la pianura piana padana si chiama anche piana alluvionale, che è intuibile perché tutte le alluvioni, tutto il materiale che veniva strappato dalle Alpi, dalle Prealpi e dagli Appennini hanno colmato questo enorme golfo e hanno creato la pianura padana. Il Po è il punto più basso della pianura, il Po riceve tutte le acque di tutto, sia quelle che arrivano dall'Appennino da sud o da nord dalle Alpi. Questa foto di quando è stata fatta. Questo è un disegno fresco. È un disegno frutto di degli studi di queste persone. Questo presumo che sia prima dell'era glaciale. Anche dopo, perché qui c'era il mare, era molto alto, poi durante la glaciale il mare si abbassò spazi e luoghi emersi, però stiamo parlando di un modo di 2-3 anni, parlare di migliaia di anni. Nel frattempo l'Adriatico andiamo avanti. Questo è una parte dell'Augeomondo che diceva prima Tullio, il nord di Milano, la zona detta Crema Milano, c'è questo l'ultimo rimasuglio di mare, in realtà era un lago d'acqua dolce, no? Perché le famose risorgive l'avevano addolcito e venne prosciugato scavando un enorme fontanile, si chiama Tormo, nella zona del Tormasco. E praticamente un fontanile nel punto più, hanno scavato un enorme sorgente nel punto più basso del lago Gerundo e l'hanno pian pianino prosciugato. E i monaci di Abbadia Cerreca. Perfetto. Sono loro che hanno tolto il tappo
Esatto. Quello sulla destra è molto bello, perché qua da noi ricorre sempre la parola fatica. Tutto questo lavoro, perché dobbiamo diciamo avere rispetto di una cascina, di una chiusa, di un naviglio, di una sorgente? Perché tutto il lavoro fatto a mano, picco e pala. Quei signori là che vedete sono i famosi scariolanti, picco, pala e careta, e hanno costruito quello che a mano. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto antenati che si inceppano la scena. D'altra parte anche in epoca successiva hanno bonificato le paludi pontine, quelle del Comacchio, esatto. E quindi quelli sono i trenini di miniera che servivano anche spinti a mano. Spinti a mano. Come diceva il grande Carlo Cattaneo, la pianura padana è una pianura artificiale e la chiamava con un nome preciso, è un immenso deposito di fatica. Guardate che quanta poesia c'è in questa, un immenso deposito di fatica. Posso? Io sono mantovano e mio bisnonno lavorava con la carriola agli argini, quando c'erano già gli argini dell'olio, quando hanno cominciato a fare, ed erano insomma era uno molto forte, usava la carriola che si usava per portare via il letame, e lui prendeva il doppio di chi andava, perché non erano a ore i lavoranti, erano a carriolate di terra che portavano via. Fatica. Ecco, questa invece è l'idrografia di Intorno di Milano.